tutti! Oggi un nuovo video danni perché ho fatto acquisti online e indovinate che sito ho scelto? Di nuovo Wish. Era da un bel po' di tempo che non facevo shopping su Wish, credo un annetto e mezzo, e poi l'anno scorso, verso fine anno, deve essere stato tipo fine novembre, ho incominciato ad acquistare un pochino di cose su Wish. Fino a comprare davvero un numero infinito di cose, quindi come sempre spero di essere molto veloce a mostrarvele tutte e oggi vi mostro appunto tutte le cosine che ho preso da Wish. È passato un po' di tempo da quando ho fatto l'ordine, ma le ultime cosine mi sono arrivate solo 2 settimane fa, quindi ho aspettato che mi arrivasse tutto prima di realizzare il video, quindi andiamo subito a vedere cosa ho trovato da Wish e cosa ho preso. Allora, ho messo tutto qua dentro per comodità e adesso un po' alla volta tirerò fuori così a caso, senza alcun ordine. E partiamo dagli oli essenziali. Questi qua li avete già visti perché li ho utilizzati per fare una ricetta, tra l'altro per Natale anche. E sono appunto la prima cosina che mi sono arrivati. E sono questi oli essenziali qua che ho appunto preso da Wish e spero davvero tanto che siano oli essenziali. È scritto tutto in cinese, quindi in realtà non riesco a capirlo, ma l'unica frase in inglese che c'è scritta è appunto che sono oli essenziali puri. Quindi teoricamente dovrebbero essere appunto degli oli essenziali veri e propri. Se volete vedere alcune cosine più da vicino, ve le farò vedere in un altro video in cui andiamo a provare appunto tutte le varie cosine che vedremo oggi. Nel caso, appunto, come sempre, fatemi sapere giù nei commenti se volete vedere qualcosa di preciso o se volete vedere mentre provo questi oggetti o cose simili, insomma. Questo è una catenella con delle perle di plastica che io pensavo fosse una tendina intera. Tra l'altro sulle informazioni c'era appunto scritto che era una tenda completa, invece c'è soltanto un filo di una tenda ed è questo qua, è molto molto carino e pensavo di attaccarlo appunto nella mia stanza creativa sullo sfondo per renderla un po' più luminosa, ma con un filo non me ne faccio proprio niente, quindi o ne compro ancora, ma nel caso dovrò aspettare tipo altri 3 mesi prima che arrivino, oppure cercherò di utilizzarli in un'altra maniera, che credo sarà la soluzione più adeguata. Ed è appunto questa catenella qui, molto molto carina però, io credo che tanti fili di questo tipo sarebbero proprio molto carini, insomma, come tenda. Tra l'altro oggi si gela, qui nevica addirittura, mai successo, cioè sì, succede, ma molto di rado. E boh, da voi che tempo c'è in questo periodo? Perché di solito a casa mia, qui da me, in questo periodo qui siamo già a primavera e siamo già vicini ai 16 gradi, insomma, mentre quest'anno la temperatura è di 0, 1 grado, meno 3, insomma, cose mai viste. Poi, cos'altro ho preso qua? A proposito, i pacchettini sono tutti aperti perché io controllavo man mano le cose che mi mancavano, non per altro. Però in realtà non ho guardato bene come sono fatte le cosine, le sto aprendo adesso. Oh, ok. Queste sono delle ciglia finte che io credevo fossero decisamente molto diverse da queste. Queste qui sono davvero foltissime, sono tipo fintissime, ecco. Ma sono molto morbide però. Sono brutte, però sicuramente troppo lunghe e troppo finte per me che non utilizzo queste cose. Insomma, volevo provarle e poi dovrebbero esserci in giro anche un altro paio di ciglia perché volevo appunto provare ad applicarle insieme a voi per capire se è una cosa così facile come si vede nei video tutorial o se invece le ciompe è meglio che lasciano perdere. Questa non l'ho aperta, ma credo di sapere che cosa sia. E dovrebbe essere uno stampo per realizzare delle maschere viso. E quindi andiamo subito a vedere se c'ho ragione oppure no. Una forbice. Allora. Ecco
ed è esattamente come pensavo io, ed è questa formina a forma di faccia, non so se si intravede perché è completamente trasparente. Andiamo per di qua, si vede che è una faccia? Non credo, vabbè, comunque è tonda e ha i fori per il naso, la bocca e gli occhi, e teoricamente qui si andrebbe a realizzare una maschera tipo di quelle gelatinose, lasciarla raffreddare in modo che appunto prenda la forma del viso e poi applicarla sul viso. Ero molto molto curiosa di questa maschera qui e devo sperimentarlo un pochino prima di riuscire a farmi delle ricette con queste, per riuscire se trovo insomma qualcosa di facile da realizzare e da riuscire poi ad applicare sul viso senza che si spappoli. Poi le cover per il telefono, siccome non ne ho neanche una, anzi sì, ne ho un paio ma non mi piacciono, ho preso anche un po' di cover per il telefono e ho preso questa qui che ha le sembianze di un coniglietto, qui c'è il pompon del codino, le orecchiette, insomma è molto molto carina, e poi non potete sentire quanto è morbida? Non vedo l'ora di metterla su questa, e ne ho prese anche altre che adesso vi mostro. Bellissima! E poi qua c'è, ecco qua un'altra cover appunto, ed è questa qui, color argento, dove si va ad attaccare, in realtà io l'avevo presa oro rosa, e anche questa doveva essere un rosa cipria, in realtà è fucsia, e questo appunto si va ad attaccare sulla cover, ma perché è argento e fucsia non ne ho idea, come abbinamento non mi piace neanche perché io non amo particolarmente il fucsia, il rosa sì ma il fucsia no, vabbè vedremo di farci qualcosa. Ah, poi ho preso questa che è il gel d'aloe vera, c'è scritto che proviene da Lanzarote, ma forse proviene da Lanzarote l'aloe, perché lì appunto coltivano le piante di aloe, credo che sia qualcosa tipo la coltivazione più grande d'Europa, se non addirittura al mondo, e comunque c'è scritto tutto in cinese, quindi immagino che soltanto l'aloe arrivi da Lanzarote e non il prodotto. Ed è molto molto carino, soprattutto la scatolina, e me ne sono innamorata subito quando l'ho vista sul sito appunto, perché ha la forma di una foglia di aloe ed è davvero molto molto bello. Sono molto curiosa di vedere come sia il prodotto dentro, fatemi sapere sotto sui commenti se volete vedere insieme a me tutti i vari prodotti, insomma più da vicino, testarli, provarli insieme. Altro, questo è... Ah, questo qui è quello per misurare il pH. Qui c'è scritto che è per l'acqua, ma ovviamente io lo andrò ad utilizzare per le ricettine cosmetiche. Ed è questo aggeggio qua, ed è invece che utilizzare appunto le cartine tornasole, vorrei provare ad utilizzare questo, sempre sperando che funzioni, che ha appunto questa parte qui dove si va ad immergere all'interno appunto del prodotto dell'acqua, si va a misurare appunto l'acqua e i prodotti nel mio caso, e credo abbia bisogno delle batterie, quindi dovrò andare a cercarle e vedere se funziona soprattutto. Poi all'interno della scatola ho inserito anche alcune cosine che non fanno parte di Wish, che ancora non so se mostrarvelo o meno, perché ho paura di finire nelle grinfie delle persone crudeli che ci sono su YouTube e che arrivino commenti spiacevoli, quindi non so, ci penserò durante il video se voglio mostrarveli o meno. E poi qui è l'unico capo di abbigliamento che ho mai preso su Wish, non ho mai preso niente di abbigliamento su Wish, ma questa volta ho voluto provare, sperando di aver preso tra l'altro la taglia giusta, ma penso di sì. Ed è una di quelle felpe lunghissime che si usano anche come abito appunto con le scarpe da ginnastica, ed è, io l'ho presa in grigio, è praticamente un abitino in felpa, proprio col cappuccio, i laccetti, le tasche davanti, e arriva fino poco sopra il ginocchio insomma, e ero molto curiosa, sono molto curiosa di provarla. E prima gli do una lavata però, e poi vedremo insomma com'è. Poi
ho acquistato anche dei pennelli nuovi perché ne avevo assolutamente bisogno, perché i miei sono ormai sono distrutti, ce li ho da un sacco di anni, insomma, e ho preso questi pennelli qua, di cui tutti mi hanno sempre parlato benissimo, però io non sono poi così convinta, ma per il prezzo che hanno direi che me li faccio andare bene. E dentro c'è questa carinissima collanina, e questa non sapevo che c'era, credo che sia proprio un regalino da parte del venditore di questi pennelli. Ah, come ciondolo, questo triangolino qua, molto molto carino, non so se riuscite a vederlo. Bella, molto carina, mi piace ed è anche apprezzato come regalo, direi. Un altro pacchettino di ciglia finte, ma queste non le ho prese da Wish, perché ormai pensavo che le altre non arrivassero, invece alla fine mi sono arrivate con 4 mesi di ritardo, tipo. Altra cover, e questa qui è una cover argentata, presa argentata perché ero convinta che l'altra arrivasse tipo color oro rosa, invece non è stato così, ed è questa cover a specchio con i glitter sia qua intorno alla fotocamera che nelle due estremità, insomma in alto e in basso. Qua si vede tutto il mio disastro. Poi qua c'è ancora ciglia finte. Allora, tutte queste ciglia finte dipendono dal fatto che io stavo cercando quelle in calamita e invece è arrivato tutto tranne che quelle calamita, ma forse ho sbagliato io a fare l'ordine, anzi ne sono quasi sicura. Comunque proveremo anche queste. E poi ancora, cos'è caduto lì? Questa è una di quelle, come si chiamano? Di quelle tavolette, tra l'altro ne ho realizzata anche io una nel canale, se volete vi lascio il link giù nell'info box, facciamo così. O magari anche qua sul pallino informazioni, che non lo uso mai il pallino informazioni, poi mi dimentico di metterlo. E questa qui è appunto una di quelle lavagnette per pulire i pennelli, dove se vedete da vicino ci sono tutte le varie sezioni per pulire i diversi tipi di pennello. Ed è molto molto carina. Mi chiederete, ma perché se l'hai già realizzata nel canale ne hai comprata un'altra? Perché volevo vedere se funzionava uguale. E poi perché questa mi va bene per portarmela in viaggio, perché è molto piccola e flessibile a differenza della mia. Un'altra cover, questa qui a forma di micetto. Ed infine, ultima cosina, questo gattino che dovrebbe essere utile per realizzare un sacco di cose per il make-up. Dunque, con questo è tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!